hanno messo a dura prova l'intera città di Chieti le nevicate dei giorni scorsi, ma anche hanno mobilitato le energie migliori, come quelle della Capanna di Betlemme, una struttura della comunità Papa Giovanni XXIII che ospita stabilmente una sessantina di senza tetto. E proprio loro sono stati tra i protagonisti dell'operazione di conforto a quanti si sono ritrovati nelle proprie case senza elettricità o riscaldamento. Abbiamo deciso ogni giorno di creare qui da noi un punto di ristoro, quindi invitare il pomeriggio le persone di Chieti che erano senza corrente elettrica e riscaldamento, offrire loro una bevanda calda, dare loro la possibilità di ricaricare un cellulare o usare il computer, e poi anche abbiamo dato loro la possibilità di consumare una cena, un pasto caldo, questo tutti i giorni, e abbiamo anche proposto a chi volesse, insomma, di fermarsi anche a dormire avendo allestito così circa 30 posti letto. C'è chi si è fermato perché bisognoso di compagnia o di vincere la paura per le scosse di terremoto. Chiunque ha bussato alla porta della struttura è stato accolto, ma il servizio degli homeless della Papa Giovanni non è rimasto chiuso tra quattro mura. Poi con gli ospiti della casa, quindi con i nostri senza tetto, siamo andati un po' in giro da chi ci chiamava a spalare, a liberare un po' l'accesso alle case assieme a tante altre persone di Chieti. Insomma, il volto di quell'Abruzzo forte e gentile sempre più nel cuore d'Italia.